Ecco, senatore Bagnai, noi sappiamo benissimo quanto sia importante accelerare con il piano di vaccinazione, da una parte in primis per la questione della salute e poi per quella economica, perché non c'è ripartenza economica che ci possa essere senza una vaccinazione completa di massa che permetta alle attività di riprendere a pieno regime il proprio lavoro. Sì, dunque, vorrei fare due considerazioni. Il primo è che è vero che registriamo un'accelerazione, è nelle cose, ma siamo ancora lontani dall'obiettivo che il governo si è dato con il piano vaccinale, che è di 500.000 dosi al giorno. Raggiungere questo obiettivo richiede superare due vincoli, un vincolo di approvvigionamento che avete menzionato voi e un vincolo però di somministrazione, perché i vaccini ci deve essere qualcuno che li fa, non sono un farmaco di automedicazione e quindi occorre una persona competente per fare una anamnesi, che si informi sulle eventuali allergie, sulle eventuali, diciamo, specificità del paziente. Occorre uno che lo inietti e occorre anche qualcuno che sorvegli il paziente nell'immediatezza della somministrazione, come sicuramente sa il vostro ospite in studio. Quindi qui diciamo, abbiamo senz'altro una criticità con la quale ci dobbiamo confrontare. Seconda criticità è di carattere culturale, cioè dobbiamo un attimo uscire, e peraltro insomma, in Lombardia molti sono usciti, da questo strano manicheismo per cui il Covid significa diciamo, o vaccinazione o intubazione, ospedalizzazione, diciamo. In realtà esistono intanto la profilassi che tutti facciamo rispettando le regole, mantenendo le distanze, lavandoci le mani, queste cose che sappiamo e che valgono per questa più che per altre malattie, perché questa è molto più contagiosa. Dopodiché però ci sono anche le possibili strategie terapeutiche, su cui ieri abbiamo fatto una conferenza stampa in Senato, che si trova su YouTube, sul web. Terapie che a un anno di distanza cominciano a manifestare dei risultati piuttosto incoraggianti. Quindi noi la settimana prossima in Senato chiederemo che venga discussa una mozione per incoraggiare il governo ad approfondire questo tema, il tema delle terapie, con studi, con la creazione anche di basi dati, in modo che si capisca che cosa succede a chi prende quale farmaco. Questo è importante e qui chiudo perché sappiamo tutti che il virus muta e siccome il virus muta, il vaccino ovviamente viene indirizzato su particolari ceppi, poi qui non sono purtroppo un esperto, ma esattamente come nel caso delle altre influenze, no? Dove sapete che appunto ogni anno il vaccino cambia, dobbiamo anche imparare a convivere probabilmente per un po' con questa malattia e le terapie, cioè sapere che non necessariamente si finisce in ospedale se si affronta la malattia per tempo, sono un pezzo importante di questa convivenza che ci permetterà di limitare i danni per l'economia e, attenzione, anche i costi per il sistema sanitario nazionale. Ecco, senatore Bagnai, torniamo da lei, vediamo se adesso Skype va un pochino meglio. Proviamo. Allora, senatore, questa vicenda, dicevamo, una vicenda tra mai vista in Italia dalla guerra fredda, ci fa tornare davvero indietro nel tempo e ci fa ovviamente preoccupare per quanto riguarda la nostra sicurezza. Ma sì, sicuramente non l'abbiamo vista noi comuni cittadini, fra cui mi schiero anch'io, perché la sicurezza nazionale non è il mio campo. Il che non significa ovviamente che non ci siano state operazioni magari di questo tipo, che magari sono state contrastate, magari senza che si desse loro pubblica evidenza. D'altra parte, i servizi segreti, se si chiamano segreti, ci sarà un motivo. Credo che da sempre tutti i paesi si spiino e credo che da sempre, e in particolare dalla Seconda Guerra Mondiale, ci sia un problema di posizionamento geopolitico del nostro paese che poi si traduce sul piano della politica interna nel fatto che i partiti nazionali spesso, come dire, scelgono riferimenti esterni per combattere le loro battaglie sul piano nazionale. Questo governo ha fatto una scelta di europeismo e di atlantismo. Io mi limito a dire due cose proprio fulmine. La prima è che bisogna stare attenti in questo contesto
a non, se posso banalizzare, regalare la Russia alla Cina. Quindi è importante mantenere, secondo me, naturalmente, la mia opinione di cittadino, neanche di politico e neanche di senatore della Lega. Bisogna mantenere un rapporto equilibrato con la Russia, che è un paese europeo, fra l'altro, perché per me Tolstoi è un europeo e anche Tchaikovsky. La seconda cosa è che l'europeismo e l'atlantismo spesso sono in dialettica, sono in contrapposizione, anche sul piano economico, ma anche sul piano politico. Quindi, dandosi questa missione, cioè di essere europeista e atlantista, questo governo si è dato una missione molto ambiziosa. Faccio un esempio banale. L'Europa, sotto il profilo della crisi economica, ha avuto una risposta che finora è insufficiente. Lo dicono i numeri, lo dice per esempio il chief economist di UniCredit, non più tardi di un mese fa. Gli Stati Uniti hanno dato una risposta di enorme spessore. Quindi, se gli Stati Uniti accelerano e l'Europa tira il freno, chiaramente questo determina una incompatibilità, un non coordinamento a livello economico. È abbastanza facile prevedere che questi non coordinamenti a livello economico poi creano tensioni politiche. Quindi ci vuole un equilibrio e attenzione un po' a tutti i pezzi dello scacchiere internazionale. Beh, sindaci che sono tra l'altro stanchi e provati sotto diversi fronti, senatore Bagnai, perché se da una parte la problematica sottolineava Mirabelli, c'è anche l'amarezza dei sindaci che si sono ritrovati questo ennesimo provvedimento pasquale senza essere stati consultati, segnalano e quindi rimarcano una frattura istituzionale importante, una loro assenza nelle decisioni che prevedono poi aperture, chiusure, cambiamenti di zone sui territori, cosa che peraltro noi sappiamo, stiamo andando incontro, senatore, alla seconda Pasqua in zona rossa, una pandemia che sembra non lasciarci tregua e abbiamo ancora davanti delle settimane, tutto il mese di aprile, dove sicuramente avremo ancora delle situazioni di estremo disagio e poi forse le riaperture, ma comunque nella massima sicurezza. Sì, intanto diciamo, non ho potuto condividere le considerazioni del collega Mirabelli per i noti problemi tecnici, però per fortuna siamo in maggioranza e quindi siccome siamo anche persone di buon senso, penso che nessuno di noi due voglia, diciamo così, perdere queste ore preziose della mattina per polemizzare, lo do per scontato e quindi presumo che non vi siano cose in cui io debba rispondere. Peraltro, come sapete, non sono un esperto di sanità. È indubbio che la sanità italiana, una cosa si sa perché a rilievo macroeconomico, esce provata da anni e anni di austerità. Poi ci sono naturalmente modelli regionali diversificati, e poi c'è un tema che è trasversale a tutta la gestione della crisi, che è il tema del rapporto fra governo centrale ed enti territoriali, regioni, province o per meglio dire quello che ne resta e comuni. Io ho sentito spesso anche nel mio ambito, cioè quello più strettamente economico, gli amministratori, indipendentemente dal colore politico, è chiaro che io parlo più spesso con quelli che si rispecchiano nel mio partito, lamentare una certa disattenzione da parte del governo centrale. E io spero che questa vicenda, diciamo, questa disattenzione possa lasciare spazio a un maggior coinvolgimento. Sarebbe stato importante, per esempio, anche nell'altro grande tema, diciamo, del giorno o comunque dell'anno, che è il recovery, dove i sindaci, anche lì di ogni colore, avevano chiesto un maggiore coinvolgimento. Mi rendo conto che dal lato del governo è anche complesso gestire questo coinvolgimento, quindi non è che sto facendo un j'accuse, semplicemente anche lì tagli, blocchi del turnover, eccetera, eccetera, hanno impoverito anche quella risorsa preziosa per il paese che è la pubblica amministrazione. Quindi bisogna fare un discorso di buon senso, di razionalità e ripartire insieme puntando su un rapporto più equilibrato fra servizio pubblico e servizio privato, un rapporto più sano, tenendo presente che quando ci si trova in condizioni di emergenza, diventa utile avere anche della capacità
che in condizioni normali è inutilizzata, per esempio capacità di posti letto. E quindi ci sono gestioni che possono essere antieconomiche per il privato, ma che il pubblico deve assicurare per motivi di sicurezza strategica in ambito sanitario come in altri Di ambiti. partenza. Allora, proviamo a fare con il senatore Bagnai, che è anche responsabile del Dipartimento Economia della Lega, un po' la fotografia della situazione nel nostro paese. Noi intanto con questa Pasqua, insomma, ci bruciamo una fetta importante del PIL, del turismo del nostro paese, che dobbiamo cercare poi di recuperare, ci auguriamo, con un'estate che ci sarà da un punto di vista turistico, almeno secondo le prospettive del ministro Garavaglia, annunciate nei giorni scorsi, subito dopo la polemica di Federalberghi, appunto per la mancata attività pasquale, quindi per questi mesi di sofferenza. Quindi abbiamo un problema legato al turismo del nostro paese e poi della reale ripresa economica del nostro paese. Perché, senatore, questo decreto legge sostegni, lei come lo giudica? Cioè, perché se sentiamo le categorie parlano di provvedimenti troppo esigui rispetto alla sofferenza protratta nei mesi, insomma, e si annunciano anche proteste importanti sui territori, perché ci sono categorie che non ce la fanno veramente più e dicono: noi non vogliamo l'elemosina, vogliamo lavorare in sicurezza. Ed è giusto, perché quello è il vero sostegno. Allora, rimettiamo un attimo però le cose, diciamo, in un quadro di razionalità. Intanto, invito i telespettatori a leggersi l'intervista che Francesco Vaia, che è il direttore sanitario dello Spallanzani, quindi una persona di grande competenza e grande responsabilità, ha rilasciato a Milan su Open ieri, si trova in rete. Parla di malattia statisticamente irrilevante per i più giovani, parla di riaperture, parla di ridare tempo libero e scuola ai giovani, parla delle conseguenze psicologiche delle chiusure sui giovani, parla di applicare le norme che si applicano alle parrocchie, ai cinema e ai teatri. Umilmente, il 17 maggio dello scorso anno mi ero permesso di far notare che in certe classi di età giovani c'erano zero vittime maschili, zero vittime femminili e che 0 più 0 faceva zero vittime totali. Perché questo va ricordato oggi? Beh, va ricordato perché noi abbiamo iniziato la campagna vaccinale col piede totalmente sbagliato, utilizzando un vaccino che si riteneva erroneamente non potesse essere applicato agli anziani. E quindi per un po' siamo andati avanti a vaccinare gli under 65, i più giovani, quelli che avevano meno di 65 anni, e solo dal 3 marzo ci si è accorti che forse si poteva e anzi si dovevano vaccinare quelli che avevano più di 65 anni. La stessa cosa è successa anche in Germania. Adesso in Germania da qualche giorno si sono accorti che bisogna vaccinare gli anziani. Ma parliamo della Germania. Ecco, per esempio, la Germania è il paese cui, diciamo, per lunga tradizione storica, altri governi si adeguano con grande rapidità. Se uno va a vedere il profilo delle vittime normalizzato per 100.000 abitanti in Germania e in Svezia, due paesi che hanno avuto strategie di contrasto totalmente diverse, la Germania più chiusurista, la Svezia più aperturista, per usare questi termini dei giornalisti che sono, come ho detto ieri in aula, i migliori amici dell'uomo che si vuole informare. Se uno va a vedere questi profili, sono esattamente sovrapponibili. Quindi sulle chiusure che abbiamo in lega con esponenti del mondo medico, esponenti in generale del mondo scientifico, è che si dovrebbe fare un ragionamento serio di protezione e vaccinazione delle fasce fragili, sempre nel rispetto della libertà, e poi naturalmente però di riapertura in sicurezza nei limiti del possibile, perché altrimenti è inutile inseguire con delle somme, peraltro diciamo sull'entità delle somme ci sarebbe da discutere, una perdita di fatturato. Ci sono delle strade, ma basta vedere cosa è successo in altri paesi, per esempio, dalla Spagna al Texas, quello che in giro per il mondo è pieno di esperienze di paesi dove la riapertura non ha minimamente invertito la discesa della curva dei contagi, cioè si è riaperto e i contagi hanno continuato a scendere, le vittime hanno continuato a scendere. Comincia a esserci letteratura scientifica sul fatto che le forme di profilassi, diciamo, attraverso la chiusura, oltre un certo limite, manifestano una inefficacia, era giusto
farle un anno fa, un anno dopo, soprattutto considerando che stanno andando avanti i vaccini e, insisto, esistono terapie, questo tipo di approccio comincia sinceramente a suscitare dei seri dubbi. Ecco, dopodiché, se saranno 200 miliardi quelli che si perdono con i ritardi, non lo so. Il sito del Sole 24 Ore ha una pagina molto interessante dedicata al monitoraggio della campagna vaccinale, me la sono appena guardata. Ieri si parlava del raggiungimento dell'obiettivo di immunità di gregge il 22 febbraio, già oggi questo obiettivo si è spostato agli primi di gennaio. Il governo vuole raggiungerlo entro luglio-agosto, però una settimana fa si parlava di raggiungerlo a marzo. Che significa? Significa che la campagna vaccinale sta accelerando. Se la conduciamo con intelligenza, cioè vaccinando i fragili, e quindi, per esempio, mi viene da pensare, non i giovanissimi, non chi avendo già avuto la malattia è immunizzato, ma riservando le dosi che sono poche, in questo momento, poi saranno di più, a chi ne ha veramente bisogno, forse evitiamo di farci del male. Dopodiché sul tema dei ristori si apre un mondo e se ne può parlare, però io vorrei un attimo riportare il tema, nella sua verità, nella sua essenza, in quello che abbiamo imparato dopo un anno di dati, che è quello che vi ho detto succintamente. Faccio rispondere, perché è un tema importante quello dell'Europa, dei fondi dell'Unione Europea, che arriveranno o no? Perché legittimamente un cittadino si chiede, ma noi li vedremo questi soldi, senatore Bagnai? Beh, il vostro telespettatore è molto appassionato, ma non altrettanto informato e forse non altrettanto attento, perché io dei fondi europei oggi non ho parlato. Fra un po' vado dal ministro Franco, diciamo, spero che non mi prenda schiaffoni, ma comunque cercherò di fare un po' di riscaldamento e di stretching prima di entrare dal signor ministro, con cui credo di avere un rapporto cordiale. Proprio ieri ho ricordato in aula, lo dico all'appassionato e veemente telespettatore, proprio ieri ho ricordato in aula che secondo noi e secondo il signor Presidente del Consiglio Draghi, che quindi non mi prenderebbe a schiaffoni per quello che sto per dire, bisognerebbe stare molto attenti prima di prendere prestiti dalla Commissione Europea. Dopodiché, alla domanda se sono al governo o se sono all'opposizione, io sono in un sostengo, non sono al governo, sono un parlamentare, quindi sto in Parlamento, come peraltro il senatore Mirabelli, e sostengo un governo che ha promesso due cose. La prima è quella di portare a termine le vaccinazioni. Siamo in ritardo, ma come ho già detto due volte, lo dico per una terza volta, si sta accelerando e quindi forse questa cosa il governo la farà e non rimpiangeremo di avergli dato la fiducia. La seconda è quella di gestire bene il recovery plan. Su questo va detto che il governo in effetti ancora deve dimostrarci qualcosa, perché noi il piano non lo abbiamo visto. Sotto il profilo finanziario, il vostro telespettatore ha ragione. Noi dicevamo prima che la pioggia di miliardi non c'era, lo diciamo anche adesso, motivo di più per gestirla con buon senso ed è per portare il nostro buon senso che siamo entrati in maggioranza. Se poi il tema è, come già un'altra volta mi è capitato di dire su questa emittente, che da una parte ci sono i cittadini che sono buoni e puri e la politica che è brutta e cattiva è tutta uguale, no, la politica non è tutta uguale, ci sta quella brutta e cattiva, per esempio chi vi parla, e quella meno brutta e meno cattiva, e comunque la politica rappresenta i cittadini, che se si informano riescono a eleggere dei rappresentanti migliori. Tutto qua. Ecco, Bagnai, sui nuovi posti di lavoro, quanto è importante lavorare su un'agenda governativa di ricollocamento e anche su nuove forme di lavoro, su nuove forme di investimento per rilanciare assolutamente il nostro paese. Guardi, io partirei da un'altra osservazione che era fra le righe del discorso fatto dal vostro telespettatore, che era secondo me molto corretta, cioè quando parlava dell'Europa che mi dà i soldi per comprarmi la cravatta, ma non le mutande. Allora, qui noi abbiamo, diciamo così, affrontato il tema dei fondi per la ripresa in un modo un pochino ideologico. L'Italia ha bisogno di tante
piccole opere tradizionali, d'accordo, di manutenzione del territorio, di manutenzione delle strade, di manutenzione dei ponti, di manutenzione delle gallerie, e già se si facesse quello si avrebbe un volano per garantire una tenuta del sistema economico, in particolare dell'occupazione, durante la fase di riavvio, quando non sarà più possibile ragionare in termini semplicemente di blocco dei licenziamenti, di blocco, di proroga, insomma, tutta questa morfina che stiamo dando al sistema perché è malato. Dall'altro lato, però, abbiamo una retorica che non solo nei riguardi del piano di ripresa e resilienza, cioè del cosiddetto recovery, ma in generale si sta spostando tutta sul digitale, sul verde, su tutte cose bellissime verso le quali il mondo va e che sono il progresso, ma che diciamo, vanno affrontate con equilibrio. È una transizione che va accompagnata. Qui diciamo, siamo stati un anno a cercare di gestire con interventi un po' frammentari le situazioni di stress del mercato del lavoro. Per esempio, non so bene perché non si è voluto accedere a quella che era una nostra proposta di razionalizzazione, un ammortizzatore sociale unico per contrastare le crisi nel settore del lavoro dovute alla pandemia. E adesso dovremmo un attimo mettere un po' a sistema le nostre esperienze, deporre le ideologie e affrontare questo tema come altri con pragmatismo, che poi è quello che ci ha chiesto Draghi e credo che lo abbia chiesto con sincerità. E poi mi auguro anche che un altro tema di cui si parla poco, adesso abbiamo pochi minuti alla fine perché tra 2 minuti ci dobbiamo salutare, è anche il tema dell'informazione che in questo periodo è assolutamente fondamentale, che sia precisa, che sia corretta, che arrivi nel giusto modo, che non crei un'informazione assolutamente schizofrenica come abbiamo visto nei mesi precedenti e poi soprattutto fatemi dire da giornalista dove si evitano le censure, l'eccessivo monopolio dei social perché c'è un caso che è il caso BioBlu, canale chiuso da YouTube, social che distorce il dibattito pubblico con la censura, la sua azione è anticostituzionale. Una velocissima battuta di Bagnai e Mirabelli in finale sul ruolo Buona Pasqua dell'informazione. anche a lei, senatore E Bagnai, chiude lei sull'informazione e sugli auguri di Pasqua a questo beh, punto. certo. Ma visto che abbiamo 0 secondi, forse chiudo solo sugli auguri di Pasqua. Io mi aspettavo di poter fare un discorso un po' più ampio sull'informazione perché è un discorso delicato. Ma Io lo vedo rifaremo, nel senatore. dibattito, forse, io vedo nel dibattito sul Covid le stesse dinamiche che ho visto nel dibattito sull'austerità. E il dibattito sull'austerità è finito che quelli che avevano torto e si esprimevano su BioBlu, alla fine hanno ragione perché lo dice perfino Draghi. Quindi aver chiuso un canale YouTube che dà voce un po' a tutti su una malattia su cui si sa più di un anno fa, ma nessuno ha il monopolio della verità in questo momento, è un gesto, come dire, che forse Google avrebbe potuto non fare, anche perché fa più male all'azienda che non ai cittadini. Claudio Messora, cioè BioBlu, grazie al sostegno che ha nei cittadini liberi, adesso si sposterà su un canale digitale dove non so cosa si potrà fare per censurarlo. Google, come dire, ci dice di aver obbedito a una comunicazione congiunta al Parlamento europeo. Allora, questo porta la mia attenzione sul fatto che se una comunicazione al Parlamento europeo, che non si sa che atto legislativo sia, è più importante della Costituzione italiana, forse, che assicura la libertà di espressione del pensiero, forse gli italiani dovrebbero preoccuparsi e dovrebbero fare una riflessione sull'Europa che vada oltre la pioggia di miliardi, che poi non è una pioggia, o i benefici del mercato unico, perché qui è in gioco la nostra libertà. E la libertà, diciamo, chi la capisce la apprezza, e per chi non la capisce c'è evidentemente l'Europa e la censura. Io direi che il miglior augurio per queste festività pasquali sono davvero Ah, la buona Pasqua, libertà, naturalmente. nonché la Grazie.